Sono iniziati ieri i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune arterie cittadine. Si è partiti con i primi interventi in via Boscomarina, via Vittorio Veneto, via Abbazia e via Togliatti. Si procederà nei prossimi giorni poi con l'adeguamento dei parcheggi in via Roma, nell'intersezione con via Togliatti e a San Lazzaro. Buone notizie anche per i ciclisti. È stata infatti completata la pista ciclabile di Viale Adriatico, vicino al Pesce Azzurro, e ripristinato il transito delle bici sul ponte del canale Albani. Operai al lavoro anche lungo le banchine stradali per eliminare sterpaglie ed erbe infestanti, in un'operazione complessiva che permetterà di migliorare la viabilità e garantire il decoro urbano per gli occhi dei fanesi e dei tanti turisti che stanno arrivando per l'estate. Abbiamo fatto quello che potevamo con le risorse che avevamo, quindi da questo punto di vista non ho nulla da dire. Le ditte stanno lavorando molto bene, il direttore lavoro segue i lavori con precisione, quindi da questo punto di vista siamo contenti. Adesso siamo in città, però non trascuriamo certamente anche le zone più in campagna, tra virgolette. Per cui al di là dello sfalcio a mano viene fatto con i mezzi nelle zone più periferiche.